Vorrei parlarvi dell'amore non corrisposto, almeno in parte, attraverso due elementi meravigliosi, il sole e la luna. Come reagiamo di fronte al primo di questi elementi? Siamo tutti felici. Che bello, c'è il sole, andiamo a mare! Eh sì, insomma, più o meno così. Ma di fronte alla luna, come ci comportiamo? La situazione è meno oggettiva. C'è chi preferisce le luci della discoteca alla notte. Chi invece è romantico si lascia accarezzare dai raggi lunari, preferisce ammirare questa grande luna. Rimaniamo incantati. Meglio se con una bella ragazza o un bel ragazzo. Immaginiamo adesso di dare ai nostri due protagonisti un carattere, una forma. Il sole me lo immagino bello, alto, spavaldo, quasi siciliano. Sa di essere amato e ammirato. E la luna? Una tipa introversa. Forse la creatura più bella che possa esistere al mondo, ma non è a conoscenza di questa sua bellezza. Forse la luna è innamorata del sole. Condividono lo stesso spazio, ma non stanno mai insieme. Ma perché non provano ad incontrarsi? Ma perché? Tramonta il sole, rosso passione. Lascia al suo posto una gelida luna, bianca, isolata, tra piccole stelle. I due non si incontrano, se non per fortuna. Il sole è sfacciato, la luna è introversa. Vorrebbero amarsi, ma non lo faranno. Trascorre la notte, silenzi e sospiri. Tra manti fugaci e dolci brusii, arriva l'aurora, ritorna la noia. Stavolta la luna è rimasta su, in cima. Osserva quel sole che tanto è la brama. Lo guarda, lo pensa, ma mai incontro gli andrà. Quando vediamo questa luna alle 10 del mattino pensiamo: ma ancora non ci va a dormire. Sta a debita distanza dal sole. E lui che fa? Preferisce farsi ammirare da altre stelle, dagli umani, da tutti. Ma non dalla luna. E se fosse una maschera? E se provasse anche lui qualcosa per il satellite? Non hanno un attimo di tempo per stare insieme. Il sole non sa scegliere. La luna non sa come dichiararsi. È una ruota di sentimenti che scende giù da un burrone. Ma finalmente, ecco, arriva l'eclissi. Finalmente posso stare insieme a lei, pensa il sole. Finalmente posso lasciarmi travolgere dal suo calore, pensa la luna. Finalmente questi due la smettono di farsi pippe mentali, penso io. E beh sì, sarebbe bello come sono belli loro in questo momento. Ma quando mai? Stiamo tutti con gli occhi fissi in cielo ad osservarli. Un attimo di intimità non ce l'hanno mai. Sempre a farsi gli affari degli altri stiamo. Ma ve lo immaginate il dialogo? Ehi, ciao Luna. Ciao. Ti andrebbe di fare una passeggiata? Magari, ma non vedi che ci guardano tutti? Rompimento di scatole questi umani. Ma è perché siamo bellissimi. Mi dispiace, guarda, devo proprio andare. E il sole aspetta, aspetta. È un'attesa continua. La luna soffre. Sa che la sua energia è fornita dal sole. Brilla grazie a lui. Se dovesse dichiararsi e ricevere un rifiuto sarebbe la fine. Il sole si allontanerebbe e sparirebbe la luna. Non brilla di luce propria. Lei. Ma noi umani sì. Noi abbiamo una grande forza. L'amore solo può completarci. Manifestare i sentimenti è la cosa più bella che possa esistere. Che il responso sia positivo o negativo, non importa. Paura di soffrire? Ah, paura. Vi ricordate della cottarella a 15 anni da cui avete ricevuto un rifiuto? Vi ho visti. Anche se non ci credete, ma vi ho visti. Questa risata che vi siete fatti la dice lunga. Ricordatelo. Il tempo ridicolizza anche la pena d'amore più grande. Anche la birra.